Ecco, si conclude. Professor Placido rimette a posto il suo opuscolo con Moana Pozzi. Adesso lo puoi anche buttare, o ti serve stanotte per leggere, per distrarti. Per la documentazione lo affiderò all'Università di Siena. Che la cosa degenera. No, Presidente, io vorrei essere difeso un po' di più però dal Presidente di questo convegno, perché in realtà mi sento cascato in una trappola. Loro fanno le cose carine, divertenti, devo dire, raccontano gli scherzi, cantano, a me mi fanno dire le cose antipatiche. Ho capito adesso, dice tutte le cose, insomma, culturali. Adesso diciamoci la verità, noi cogliamo anche questa occasione, perlomeno io sono il criticato, lui è il criticante, abitualmente su Repubblica, e quindi io mi tolgo anche di sanzioni delle scarpe, io averlo a portata di mano e praticamente finalmente così poter disporre di questo... Che parla da scrivanie non esposte, togliersi i sassolini dalle scarpe è pratica pericolosa, sconsigliabile. Lo so. E allora ogni tanto noi ci riveremo, e adesso nell'esporre il terzo motivo, la terza ipotesi, secondo me, che non farà rinascere nessuna goliardia, io dirò una cosa antipatica, ma mi tocca, devo dirlo. Allora, c'è stato negli anni 60 un momento particolare della goliardia italiana, della quale si ricorda, io credo, soltanto il rettore di questa università, non per via dell'età, no, che è giovanissimo, ma perché i rettori sanno tutto, devono sapere tutto. Allora, negli anni 60 c'è stata la nascita di un gruppo goliardico che si chiamava UGI, Unione Goliardica Italiana, che aveva per motto la goliardia e cultura e intelligenza, virgola, e continuava così. Hanno fatto parte di questa associazione goliardica importantissimi personaggi della vita pubblica, politica attuale. Craxi, De Michelis, Pannella, per dirne solo alcuni. Com'è che sono venuti fuori dei politici dalla goliardia? La cosa è antipatica, ma di qualche interesse. Spesso le cose antipatiche lo sono. Perché loro sostenevano che il modello che bisognava riorientare le energie trasgressive della goliardia in senso politico. I goliardi sono irrispettosi, i goliardi sono trasgressivi, i goliardi sono strafottenti, lo siano nei confronti delle istituzioni, e così faranno, attiveranno, propizieranno la nascita di umori progressivi, rispettosi, trasgressivi, eccetera, eccetera. Tant'è vero che ci fu un famoso documento stilato da loro, nel quale si diceva: il modello di goliardo da questo momento in poi non è più quello che si mette il berrettino e fa gli scherzi per strada, è Luca Marano, personaggio di cui nessuno di voi sa nulla, è il personaggio di un romanzo di quegli anni, Le terre del Sacramento di Giovine, che muore in un'occupazione di terre. Bisogna essere come quello lì. Allora, questo accadeva negli anni 60, è facilissimo prolungare il discorso e capire che anche di lì è nato poi il 68, è nata la contestazione. Ma oggi voi vedete qualche fremito di contestazione da qualche parte? I ragazzi, forse anche loro, stanno con i genitori fino ai 40-50 anni a vivere in casa. Dice: fate una guerra, noi facciamo una guerra, fate due. C'è stato un po' di Pantera, ma la Pantera è a Siena il nome di una contrada che mi pare non vinca mai il Palio. Come? No, per carità. Non c'è possibilità. Io so che questo rancina Renzo Arbore, perché sulle cose politiche lui... No, praticamente Placido è rimasto uno dei pochi a cantare le lodi del 68. Mi ha colpito adesso la frase in cui ha detto: poi dopo la goliardia, dopo l'UGI e quindi questi politici eccetera eccetera, nasceva il 68 e nasceva la contestazione. Praticamente lo diceva come se la contestazione fosse stata antitetica alla goliardia e non fosse stata, dirò una frase che adesso farà ridire il professor Placido, essa stessa pura goliardia, la contestazione di Rudi il Rosso, la prima contestazione 68, allorquando gli uccelli alla facoltà di architettura, no, allorquando gli uccelli alla facoltà di architettura,
significa stravolgere la storia. Io sostengo una tesi un po' ardita. Fatemi parlare, perché sennò qua facciamo come un televisore. Allora, io sostengo qui pubblicamente che il 68 è stata una manifestazione relativamente a quei tempi di purissima goliardia, nata di purissima goliardia, laddove invece, laddove invece che riunirsi nell'università o in una certa maniera ci si riuniva per contestare, ci si riuniva per invece che sbertulare i professori per farne di più. E praticamente molti fenomeni del 68 e di quella che fu definita la contestazione sono fenomeni goliardici. Io prima accennavo al male. Che cos'è se non è goliardia la copertina? Ma scherziamo. La copertina. Stai esagerando. È un paradosso. Scusate, ma avevamo detto che voi davate addosso a lui, non a me. No, io io vedo quello che dici. Ma perché e tu hai bevuto il bintanto? Presidente, ho un argomento. Presidente, ho un argomento. Io mi scuso, ma qui questi non li tiene nessuno. Non volevo usarlo, ma se il 68 è stato un fenomeno goliardico, sia pure di goliardia mascherata e rovesciata, tu perché non c'eri che distruggi nel rimpianto che hai mancato quell'anno e ogni volta piangi perché non hai fatto nulla e non hai partecipato a quelle cose? Io non c'ero nel 68 perché, perché ero impegnato ad esercitare un altro tipo di goliardia, ma anche tu non c'eri. Tu che sei il laudator del... dillo in latino perché è più bello, laudator 68 di Toni, non lo so come si dice in latino, professore, perché è difficilissimo. Exaginta, il genitivo di un numero, è tremendo, non è che uno mette orum dietro. No, ma però... Noi siamo rimasti a quelli che mettevamo orum, octorum. Metti octorum, ma che... Scrivi, così lo scrivi domani su Repubblica. Exaginta octorum. Vabbè. E in quegli anni lì lui si preoccupava di fare la propria escalation nel mondo della cultura ufficiale e ignorava il 68. Poi lo ha scoperto quando per fare il critico anticonformista ha scoperto il 68 e oggi lo celebra dopo non aver preso neanche una randellata in testa. Perché ho seguito tutte le manifestazioni del 68, stavo in ufficio al corso a Roma, passavano di lì, ma facciamo tutte le ossimi. Tu le hai seguite però dalle tue poltrone, dalla tua poltrone. Le ho seguite, io ho la sensazione che non abbiate capito nessuno dei due, anche Gigi, che non avete capito. Ma poi sembrerà una lite finta, io lo so come va a finire, sembrerà una lite finta. No, è una cosa che ci divide. Però non avete capito, insomma. Ma poi vi esagitate, l'età. No, dico non avete capito il 68. No, perché con l'aria tipica no. del 68. Il professor Placido non mi fa parlare praticamente. Lui. Allora, scusa, fate parlare. A me piacerebbe fare un dibattito pubblico se il 68 è stato goliardia, seppure camuffata da sinistrismo eccessivo, e se alcuni giornali del 68 o alcuni capi del 68. Ma appunto, io parlavo degli uccelli della facoltà di architettura, ma vado fino agli indiani metropolitani, che la fantasia al potere, Cesare, e agli hippi, perché no? Era sempre una forma di goliardia mascherata. In questo momento stiamo parlando di politica. È un altro. Allora, un attimo, volevo comunicare ai goliardi di Siena che lo scherzo è riuscito, perché a noi del 68 non ce ne frega niente, stavamo facendo uno scherzo. No. Stavamo facendo una finta lite goliardica con il professor Placido, stavamo scherzando. Come aspettare una domanda come questa? Io te la volevo già fare prima. No, ma noi abbiamo fatto lo scherzo goliardico, fingendo di alterarci su una cosa inesistente. Litigheremo stasera tornando a Roma. Comunque sì, no. Per concludere io vorrei dire, siccome non è stato chiaro se era uno scherzo, se era serio, le due argomentazioni, che in breve, molto in succinto, in definitiva il 68 è stato l'anno dopo il 67. Questo è... E meno male che non ha detto... È qui per rimanere... C'è il professore che naturalmente da vecchio goliardo dice meno male che non ha detto qual è stato l'anno prima, c'è stato anche un periodo seguente, il 68 poi dopo lunga sofferenza è andato a sfociare nel 69, ma questo sono cose che doveva andare a finire necessariamente. Noi avevamo detto, tu dilla un po' più anticamente, il 68 è stato 20 anni prima del... Il 68, adesso devo fare dei calcoli, ma grosso modo è stato 20 anni prima del 91.
Di quale? Fucile. Sì. Dunque. Allora, Presidente, che dobbiamo fare? Ma mi sembra che possiamo già cominciare avviandoci a una conclusione del dibattito. Chi le trae queste conclusioni? Perché se le trae... No, io posso... No, scusate, prima io ecco darei, perché mi pare che il professor Placido è stato un po' subissato, devo dire. Poi levavano la voce, qui non potevo intervenire, ma sarei intervenuto più volte. E c'era un'opinione qui del professor Catoni che veniva a sostegno, secondo me, delle tesi di Placido. Sì, sì. Eh sì, io devo dire che a parte che il professor Placido è uno degli opinionisti miei preferiti, anche oggi c'è sulla Repubblica un suo articolo bellissimo, devo dire, sul paginone centrale. Non è sulla goliardia, è sulla ritorna sulla guerra. E io sono d'accordissimo con lei. Sono d'accordissimo, si stupiranno i miei giovani amici. Io sono d'accordissimo con lei. Professor Placido, anche sulla goliardia. Lei ha perfettamente ragione, Dunque, primo punto, lei citava Monelli, mi pare, vero? Ecco, mi ricordi un momento, Monelli diceva che il fondamento della goliardia è la esplicitezza sessuale. Perfetto. E poi c'era questo legame con un'economia agraria. Mi pare. Perfetto. Allora, Siena una volta. Ma infatti, vede, il fatto che la goliardia sia qui fiorente e non in altre parti è dovuto proprio a questo, a un fattore socio-economico. A Siena, una volta andata in crisi la rendita fondiaria, con la crisi della mezzadria, eccetera, cosa è venuto fuori? È venuto fuori la rendita finanziaria. Qui abbiamo il Monte dei Paschi che per statuto dà una quota dei suoi utili alla città. Perfetto. Noi qui a Siena, e voi l'avete visto, mi pare che sia una città, una nicchia ecologica, no? Ecco, non abbiamo dovuto sottostare agli inquinamenti industriali. Noi qui viviamo sufficientemente bene, è una piccola capitale ancora con i suoi 56.000 abitanti, con una rendita finanziaria. E quindi è giusto quello che dice lei, è andata in crisi la goliardia dove effettivamente la rendita fondiaria, essendo finita, essendo conclusa, è stata sostituita dalle brutture industrializzanti che hanno sotterrato effettivamente lo spirito anche, oltre che i corpi. Bene, qui no. Qui noi viviamo in un'isola felice, tutto sommato, ancora non abbiamo pagato i costi dell'industrializzazione e quindi è giusto che qui la goliardia viva ancora e vegeti. Però voglio rispondere a un'altra critica, anche quella giustissima. Bakhtin, grande studioso, ne ha bisogno. Grazie, effettivamente mi rivolgerò senz'altro a lei. Le parole proibite, ma ha perfettamente ragione. Oggi culo lo sentiamo dire al telegiornale. Ma che sugo c'è a dirlo? Siete tutti d'accordo o no? Io non sono d'accordo. Un momento. Perché dipende da come viene detto. La goliardia ci scherza con le parolacce, c'ha l'ironia quando dice. È vero, non io... dice come dice Moana Pozzi, che ha detto brutalmente e volgarmente a me mi piace il. Non dirlo. No, non lo dico. È vero, però... Ma la goliardia fa della ironia. Cioè ci gioca sopra, sa di dire una cosa violenta e, capito? Qualche volta no, però qualche quanta più soddisfazione c'era a dire culo quando c'era la censura. Sì, allora io porto però... un esempio, 1954, scusate se prendo un po' di tempo, 1954 a Siena si dà un'operetta intitolata Giulietta e Romeo, è tutta in versi, la scritta Sergio Galluzzi. Bene, a un certo punto il copione veniva sottoposto alla censura e un commissario di polizia veniva col copione censurato dietro le quinte e se dicevamo le cose, io facevo Giulietta, bravo professore, non avevo i baffi. Bravo. E se dicevamo le cose che erano censurate, minacciava, chiudiamo il separio, effettivamente era una cosa tremenda. Allora, io vi dico una battuta sola di questa operetta.
potete capire quanta soddisfazione c'era invece a dirle quelle cose, che oggi non c'è più. Bene, c'è una scenetta fra Giulietta e la sua nutrice. C'è stato Mercuzio da Giulietta che gli ha detto che insomma avrebbe visto Romeo. Avrebbe visto Romeo e dice, beh, voi prendete un dolce tonico aspettando stanotte per far l'amor platonico. Addio, 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 Giulietta dice, Romeo, nome invocato, amore benedetto, al fine ti conosco, ti tengo dentro il petto. Com'è finita bene questa lieta giornata che in sì cattivi auspici per me essere iniziata? Ma sarà presto sera, mi voglio rinfrescare per apparir più bella a chi mi deve amare. Bisognerebbe anche passarsi da Gastone a farmi ripigliare un po' l'ondulazione. Ma presto dunque, orsù, nutrice mia, incominciamo a farsi una bella ripulita, prepara l'acqua, il sapone, la cottiglia, la crema per la pelle, il DDT. Ma che disse a proposito quel giovane da bene? Parlò d'un certo amore platonico, se mi ricordo bene. La nutrice, che era Andrea Picchioni, cioè disse proprio così. È strano, ma mi pare di non averlo mai sentito mentovare nei miei libri segreti. No. E tu di, ne sai nulla? Cerco di ricordarmelo di quando ero fanciulla. Ma che, te lo confesso, figliola mia, io quest'amor platonico non so che cosa sia. Forse è una nuova forma di questo sentimento che ti darà un piacere moltiplicato 100. È forse un desiderio eterno ed infinito, oppure solo un attimo che subito è finito. Sarà forse un amore più libero, più grande? Sarà, ma in ogni modo cambiati le mutande. Bravo. No, ma scusate, ma quello che volevo dire è questo. La parola mutande tornò dalla questura censurata. Oh, allora, se la parola mutande, 1954, la parola mutande censurata, vi immaginate che soddisfazione c'era a dire no mutande, ma culo! È incredibile! È logico, bravo, però questo ribadisce il mio argomento. La parola mutande non è detta gratuitamente, come si trova nel pezzo dedicato a Moana Pozzi, ma è detta alla fine di una conclusione, di una poesia bellissima, di un concetto che dissacra anche, come è tipico della goliardia, la poesia, la cultura accademica, la cultura del latinorum, la cultura dei dotti. Quindi sopravviverà sempre questo tipo di umorismo con il bagaglio, con il corredo della parolaccia, legato alla, però alla dissacrazione, perché non c'è niente da fare, è molto più divertente leggere l'Osteria della Candela che sentire soltanto le parolacce come in certi film di cattivo gusto, spinti e basta. Che dice l'Osteria della Candela? L'Osteria della Candela si può leggere, no? Sì, va bene, ma insomma dice sempre le stesse cose, però è geniale nella sua, sempre nella sua, perché l'Osteria della Candela dice: se la cosa andasse a vela, quando cazzo in mezzo al mare tu vedresti veleggiare, dammela a me biondina, dammela a me. Però c'è sempre, voglio dire, una invenzione poetica che poi è poesia, diciamo, di strada o poesia da salotto. È verissimo, questo è verissimo. Questo. Però, dottor Arbore, io vorrei anche dire una cosa. Grazie, dottor. Dottor Arbore. Da moltissimo, però, professore, non sono. Preferisco cancellarlo. Professore, ora in goliardia. Ah, in goliardia, grazie. Laurea d'onore in me. O in goliardia. Allora si dice. O in goliardia. Come diceva vero il Pasquali. Allora mi diceva a proposito dell'Osteria della Candela. Ecco, io dicevo che si possono anche. E questo. Se mi permette il Presidente, io vorrei ancora portare un esempio di quello che è lo stile della goliardia, naturalmente senese, che è quella che conosco meglio. Prima mi pare che il professor Placido abbia parlato, abbia accennato alla questione delle case di tolleranza, che ora poi è di nuovo Arbore, ecco, il dottor Arbore, però non invitando alla ecco, sì, però se devo dire che è stata citata Cicciolina, che mi pare abbia presentato una proposta di legge con nostalgie restauratrici di queste, sì. Mi pare, ecco, devo dire Cicero, oppure, Prodomo sua,
lei vuole avere una protezione più sicura, anche Tinto Brass, anche Tinto Brass, ognuno vale, non era, non ecco è. Ora io dico, io per l'appunto ero princeps laureandorum nel 59, quindi stetti a capo della goliardia senese dal 58 al 59, quando chiusero le case nel 58. Come si faceva, anche se io sono assolutamente contrario a questa riapertura, per carità, ormai dico sono cose morte, però bisognava pure fare qualcosa. Ripassavamo gli esami in salottino, insomma, sicché, come si fa? Era, la zia Iride ha continuato a mandarmi le cartoline, era la, e mio padre mi diceva: ma chi è questa Iride? E dopo la chiusura. Che professori sporcaccioni che avete. No, ma quello che no, professori bravi. No, mai no, no, ma quello che, può dire che è goliardo sporcaccione, sì, perché sì, io sì, dopo, per carità. Ma dico, ecco. E li hanno chiuse. Ha chiuso proprio col. È vero. No, dico, avendo chiuso il coso, ha chiuso anche col resto. Sì, io ho chiuso, assolutamente. No, vabbè. C'è anche mia moglie. È rimasto legata all'istituzione. C'è anche mia moglie in sala, io ho chiuso, sì, assolutamente, può testimoniare. Mi dispiace. Vabbè, ma io voglio insistere su questa cosa, perché appunto è stato importante. Noi facemmo un processo alla maga Merlina, però ecco, come trattarla? A male parole? A parolacce? No, il processo finì con una poesia, che, se permettete, ormai sono le 8 passate, ma insomma è breve, Piangete amori e voi piangete, o muse, sul fato dei salotti clandestini pieni di specchi e quadri libertini. Addio, addio dunque per sempre, case chiuse, dolci recluse dalle lievi chiome, l'oblio discenderà sul vostro nome e sul vostro salotto profumato d'un greve odore, odore di peccato. La prima volta, pieno di rossore, che io varcai quella soglia compiacente, una vestale al trepido studente schiuse i cancelli d'oro dell'amore. Per rivederti, pallida vestale, vendetti Tito Livio e Giovenale, ma il giorno dopo, entrando in salottino, chi vidi? Il professore di latino. Dicono dalle pagine immortali e dalle ardenti note musicali, Margherita Gautier, Manon Lescaut, perdonate a colei che tanto amò. Tu sentirai, siccome sa di sale, lo pane dell'esilio, o peccatrice, fugata dall'arcigna senatrice che difende l'igiene e la morale. Dopodiché, gli ardori della razza logicamente avvamperanno in piazza e più d'un moralista esclamerà: che cosa turpe la moralità. A me pare che il senso del dibattito sia ormai chiaro. Non so se abbiamo capito bene cos'è la goliardia, ma probabilmente sì a questo punto. Ma forse io ho le idee più confuse di prima, sì, e io forse pure. Però forse io stringerei questo in una conclusione sintetica. Stringerei una conclusione sintetica che affiderei qui a uno dei nostri, per un brevissimo, a uno dei nostri relatori, al professor Catalano, per una sintesi, direi, ragionata di questo. Non era previsto. Ma parla al microfono, perché se non si sente, dovresti capirlo. Non era previsto da copione, per cui io direi che, siccome le cose è meglio si dilungano, rischiamo di non chiudere, invece è meglio finire bene che non finire per niente, che sarebbe dannoso anche per voi, io passerei volentieri la palla alla persona più qualificata, nella persona del professor Placido. Beh, nel caso della palla. No, parto perché sono stato maltrattato da tutti. Non mi è stato consentito di sviluppare il quarto e più triste degli argomenti che avevo a disposizione. Mi rassegno, sarà per il prossimo centenario dell'Università di Siena. Vabbè. Qual è il quarto? Sviluppalo. Ma e sinteticamente come no? Ma no, sinteticamente, ma questa è una cosa che invece abbiamo, è molto triste, ma l'abbiamo preparata assieme. È una qualche domanda, ci vuole 5 minuti, una qualche domanda a Arbore,
su alcune cose che non suonano, che non tornano nella canzone, in una canzone che richiama gli anni di quella gloriardia che è Signorinella Pallida. Se avete 5 minuti, Presidente, adesso, però noi possiamo anche chiudere. No, non mi dire che ci sono... No, così diciamo chiudiamo in allegria. Se facciamo questo finale chiudiamo in tristezza, lo dico subito. No, io non dico che chiudiamo in tristezza. Sì, guarda, la cosa è dura. Come la cosa è dura? Quella conclusione lì... La cosa è dura, come vedete, già lo spirito della... un certo spirito goliardo. È dura la conclusione, è dura la conclusione. No, se poi non posso forse è meglio che non ci arriviamo. Forse è meglio che non ci arriviamo. Sì, no, i microfoni hanno avuto un calo di pressione. Il microfono purtroppo è uno delle... adesso sì. Niente, io volevo soltanto dire una cosa. Praticamente, dopo la bellissima poesia del professore, io vorrei citare la poesia Principe della... o i primi versi della poesia Principe della Goliardia. Certo. Che io trovo di una filosofia ancora valida. Oggi... e quindi per cui penso anche che la goliardia, lo spirito goliardico, seppure la goliardia in talune università è morta, non esiste più come militante eccetera, ma lo spirito goliardico che io vedo sopravvivere, ma non soltanto sopravvivere ma spesso rivalutarsi, contrabbandato sotto altre forme, io credo che continui a essere, a dominare la nostra, e soprattutto lo spettacolo funziona spessissimo quando è goliardico, fanno ridere le cose goliardiche, non fanno quasi più ridere le altre. E propugno, e secondo me, un grande ritorno a questo genere di umorismo che peraltro poi a me ha portato sempre al successo. Negli anni 60 io ho fatto Alto Gradimento, negli anni 70, cioè negli anni tra i 70 e i 70, mentre c'era la rivoluzione, facevo Alto Gradimento pieno di spirito goliardico, naturalmente riadattato, anche un personaggio come Verdo faceva goliardia. Poi ho fatto L'altra domenica, che era un po' goliardia in quegli anni, con Benigni, critico cinematografico, che prendeva fischi per fiaschi, anche lì c'era, era pieno di spirito goliardico, con Marenco che faceva le corrispondenze colte dalle cose. Poi, e devo dire, il successo mi ha sempre riso, grazie a Dio. Quindi io dico che praticamente, se è questo lo spirito che va, perlomeno per quanto riguarda il mio pubblico, vuol dire che evidentemente tutti sono sensibili a questa qualità. I versi sono quelli indimenticabili, ma io credo che per chiudere, poi dopo chiuderà anche Placido, siano quelli giusti. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto, ossia del domani non c'è certezza. E avendo noi superato una guerra in questo momento, eccetera, credo che mai siano versi così saggi citarli, con questo del domani non c'è certezza. Cioè un invito comunque a non prendere sul serio neanche questo finto dibattito, perché naturalmente non era stupido e sarebbe stato sciocco fare seriamente un dibattito sulla goliardia, che è un argomento di per sé stesso che ha preso in giro sempre tutti quelli che facevano i seri. Quindi così. Bravo Renzo, bravo.